forse questa è questa manifestazione ne è un'espressione. Presidente Vincenzo Manco, com'è nata l'idea del Vivicità e diciamo chi è stato l'ideatore? L'ideatore è stato il nostro presidente nazionale che ci ha purtroppo lasciati 11 anni fa e che ha avuto questa grandissima, brillante idea di prendere contatti con l'allora Ministero di Grazia e Giustizia e di proporre addirittura una convenzione che poi ha visto la sua realizzazione primaria nel 1992 e a seguito di questa convenzione noi abbiamo continuato la nostra esperienza che già nell'84 aveva delle presenze di rapporto diretto con gli istituti di pena e le case circondariali, ma che ha visto poi la formalizzazione da quell'anno in poi di un rapporto stretto con il Ministero e con il Dipartimento di Giustizia. Da allora abbiamo anche prodotto una serie di pubblicazioni delle nostre esperienze, dei nostri progetti, dell'attività motoria e fisica individuale che facciamo, dei corsi per arbitri di pallavolo e di calcio, di addirittura la costituzione di un'associazione sportiva dilettantistica proprio nel carcere di Rebibbia, con un'esperienza molto bella del Circolo La Rondine che è affiliato alla WISP e che è stato anche autore di un murales che noi abbiamo adottato per un anno come simbolo della nostra tessera sociale. Quindi da quell'esperienza lì e da quella intuizione del nostro presidente Giammaro Missaglia siamo arrivati fino ad oggi. Dottoressa Del Villano, ecco, è chiamata la corsa più grande del mondo, questa è il Vivicità, correndosi in concomitanza in ogni latitudine. Come pensa che possano reagire i corridori interni, ed esterni a questa manifestazione? Beh, c'è una partecipazione appassionata, direi, sia da parte delle persone che sono in carcere, sia da parte degli atleti esterni. E ho potuto notare in questi anni che durante la corsa ci si aiuta vicendevolmente, quindi chiaramente gli atleti che hanno più occasioni per allenarsi, quindi sono favoriti in questo, spesso incitano anche i detenuti, quindi si corre insieme. Per noi, più che una competizione è proprio un momento di festa, un momento in cui si sta insieme, in cui i detenuti sperimentano una realtà diversa da quella solita e in cui anche vivono di più quelli che sono i valori che credo che la corsa porti a stimolare, no? Si cerca di vincere i propri limiti, quindi però anche si corre insieme, si compete, ma nel rispetto degli altri e nel rispetto delle regole. E poi immagino che i detenuti hanno la possibilità di allenarsi comunque. Beh sì, perché comunque ci sono i campi sportivi, delle zone vicino ai reparti, e quindi loro la mattina, il pomeriggio possono allenarsi. Che c'è lo spazio per farlo. Sì, ecco. Certamente, però lo spazio è comunque ridotto rispetto a chi può correre nelle ville, oppure all'aperto. Torniamo al presidente Luis Vincenzo Manco. I progetti di quest'anno sono l'impegno civile, sociale, quello ambientale, e anche quello della solidarietà. Sì, da tempo abbiamo, il nostro Vivicità nasce nell'84 come forma di sensibilizzazione alle istituzioni e verso l'opinione pubblica sui temi soprattutto della vivibilità urbana e cresce nelle forme della solidarietà internazionale sui temi della pace e l'abbiamo comunque poi nel tempo voluta caratterizzare anche come mantenendo la propria impronta iniziale, quindi continuando ad utilizzare del materiale ecosostenibile, per esempio per lo svolgimento della corsa. Facciamo una valutazione di impatto ambientale, ci teniamo molto a sensibilizzare l'utilizzo corretto dell'acqua,
sensibilizziamo al riciclo, noi utilizziamo materiali di riciclo proprio perché abbiamo voluto, ecco, soprattutto diciamo con a proposito del trentennale dell'edizione dell'anno scorso, riprendere questo diciamo impronta iniziale del Vivicittà, ma rilanciato con tutta una serie di temi. Quest'anno credo che la corsa prenda una caratteristica particolare perché sta, come dire, nel cuore di quelle sollecitazioni che sia Papa Francesco che il Presidente della Repubblica Napolitano hanno fatto, legata proprio esclusivamente alla vivibilità e alla disumanità ormai che si vive all'interno delle carceri, per il sovraffollamento, per la difficoltà appunto di spazi. È per questo motivo che il Vivicittà vuole essere uno dei momenti, diceva bene la dottoressa Del Villano, carceri si sono ormai aperti al territorio e una delle esperienze, credo fondamentali, più belle che l'istituzione carceraria abbia potuto vivere nel tempo, sia proprio il rapporto con lo sport, il rapporto con il Vivicittà e con le associazioni sportive come la WISP. E difatti, parlando del carcere di Rebibbia, le attività sono tante, insomma, mi pare, la pallavolo, la ginnastica dolce, giochi sportivi, gli scacchi, le attività in palestra, spettacoli teatrali, come diceva la dottoressa, tornei di tennis, tombolata di Natale, festa del 1° maggio, insomma, bocce, beh, insomma, per fortuna che ci sono queste cose, no, dottoressa Del Villano? Sì, ci sono tutte queste attività e vi ringrazio anche per l'opportunità di mettere in evidenza quanto di positivo si fa in carcere, perché ecco, in genere quando si parla del carcere si parla sempre dei problemi, sicuramente ci sono, se ne parla però sempre in termini negativi e non ci si sofferma mai invece su quanto di positivo c'è anche, quindi mi sembra importante mettere in luce anche lo sforzo degli operatori per rendere il più possibile le carceri vivibili, lo sforzo dell'amministrazione che sta facendo in questo periodo per cercare, nonostante le difficoltà, comunque di andare avanti e di raggiungere gli obiettivi che la legge ci pone. Allora, ricordiamo che il via sarà dato il 6 aprile. Presidente Manco, dai microfoni di Radio 1, tra l'altro, di Radio 1 Rai, a che ora il via? Alle 10.30 il via, e speriamo di avere con noi, ce lo ha assicurato attraverso un ponte radio, grazie appunto alla vostra come dire, professionalità, dovremmo avere in collegamento e quindi in contemporanea con il sottoscritto anche il presidente nazionale del CONI Giovanni Malagò a dare il via alla nostra manifestazione. Bene, allora ricordiamo il via il 6 aprile alle 10.30 dai microfoni di Radio 1 Rai. Grazie alla vice direttrice delle carceri di Rebibbia Anna Del Villano, grazie al presidente dell'UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, Vincenzo Manco. Grazie a voi.